L'acqua è il mio habitat. La tavola sotto i piedi, il vento tra i capelli, l'adrenalina di surfare un'onda. Thinking, feeling, doing. Tre parole per descrivere un po' delle emozioni che regala questo sport, il surf. Sono Chiara, co-founder e chief operating di Outbound. Sono Matteo, CEO e co-founder di Outbound. Outbound è uno strumento nato per permettere ai brand di organizzare video contest e in quanto tale è la piattaforma perfetta per permettere alla community di condividere foto, video, suggerimenti e in qualche modo di trovarsi, quindi è lo strumento per creare e accrescere le community. Siccome non sapevamo quale poi sarebbe stato l'utilizzo di questa piattaforma da parte degli utenti finali, abbiamo voluto trovare un modo per filtrare contenuti, per evitare di essere sommersi da contenuti che non ci interessassero, e quindi avevamo due strade, quella dello sport singolo e quella dell'elemento, dell'habitat come lo chiamiamo noi. La differenza tra filtrare per habitat e per sport è che nell'habitat c'è la possibilità di conoscere nuovi sport, conoscere nuova gente, nuove location intorno a quella che è già una tua passione, l'amore per un elemento che può essere l'acqua, la neve, la strada, la terra, l'aria, se fai paracadutismo per esempio. E quindi abbiamo voluto lavorare su quelli che sono gli habitat. Il primo elemento con cui siamo partiti è stato quello dell'acqua. Infatti già in luglio-agosto 2020 abbiamo supportato un surf trip camp che è di Mattia Caravello, un'idea che permette agli amanti del surf o chi ci si vuole avvicinare di andare in un campervan attraverso il nord della Spagna, fermarsi, imparare a surfare da tante scuole di pensiero diverso, conoscere gente e location, e ci è sembrato il modo perfetto per iniziare questa avventura. A distanza di un anno abbiamo organizzato un evento di wakeboard che si è dimostrato essere uno dei migliori eventi dal punto di vista mediatico, grazie proprio alla nostra copertura dal punto di vista organizzativa e social, e grazie a un setup pazzesco creato da Fabri proprio lì al Touring Wakeboard. Gli sport acqua quindi sono praticabili anche in alcune città, come al Wake Paradise di Milano, che per noi è in casa, e che mette insieme il wake, il surf e il surf skate, rendendolo un polo multisport fantastico per chiunque passi da Milano. Il sistema di wake ha una grande varietà di strutture, usate anche per l'evento di Red Bull nella Darsena di Milano, il Wake the City. Per il surf invece offre un'onda artificiale su tre livelli che attira gente da tutta Italia per allenarsi o anche solo per divertirsi o per approcciare a questo sport. La sostenibilità è un tema fondamentale per la community, proprio perché sappiamo che gli sport hanno un impatto sull'ambiente ed essi stessi sono determinati dalle condizioni ambientali. In generale, i parchi in città sono sempre estremamente attenti alle tematiche ambientali, ma certo un'onda artificiale impatterà sempre di più di un'onda naturale. In più, chi pratica sport d'acqua e vive in città fa spesso grandi spostamenti. Il nostro impegno per continuare a goderci a lungo la tavola è puntare a una quotidianità plastic free e soprattutto a muoverci sempre di più con mezzi non inquinanti.